Petizione presentata da Mara Bizzotto, Gino Agerde, Rosario Boschieri per conto del Comitato Libera Informazione Radio Televisiva. Sì, possiamo aprire il dibattito. Do la parola all'onorevole Bizzotto. Presidente, alcune decorazioni e considerazioni. Il canone RAI è la tassa più odiata dagli italiani perché è una tassa profondamente ingiusta. I cittadini non vogliono pagare il canone RAI perché la RAI non è e non fa servizio pubblico. Il canone costituisce una inaccettabile anomalia che non trova giustificazioni né nella natura pubblica della RAI né nella qualità della relativa programmazione televisiva. L'avvocato del CLIRT prima ha evidenziato alcune questioni che io voglio comunque sottolineare. Quello della RAI non può essere definito servizio pubblico perché la RAI non garantisce il proprio servizio a tutti i cittadini che pagano il canone. Tra i documenti che vi abbiamo consegnato in questa cartellina troverete la denuncia di altre associazioni come Cittadinanza Attiva, un'associazione che ha promosso una class action contro la RAI perché i cittadini non riescono a prendere il segnale per vedere i canali RAI. Ci sono denunce di sindaci, del Corecom di varie regioni, che sono proprio le autorità di garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale. Quindi ci sono le denunce, ma anche denunce e interrogazioni di parlamentari nazionali. In Italia, e sono proprio gli atti parlamentari a confermarlo, ci sono almeno 2 milioni di persone che non ricevono il segnale e devono comunque pagare il canone. Poi, non è servizio pubblico perché, come denunciano l'Associazione Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la corresponsione del canone in assenza della piena fruizione del servizio è una chiara forma di discriminazione cui dovrebbe essere sollecitamente posto rimedio. Meriterebbero di essere lette queste lettere, cara Presidente e carissimi onorevoli, perché ci sono due importanti associazioni che appoggiano questa petizione, perché troppe persone in Italia si vedono negare ogni giorno il diritto di accedere all'informazione e a gran parte della programmazione. Pochissimi, quasi inesistenti, i programmi RAI che vengono audiodescritti o sottotitolati. E la Commissione Petizione può, a mio avviso, deve intervenire perché è tra gli organismi UE responsabili di vigilare sull'applicazione della Convenzione UE sulle persone con disabilità nei vari paesi europei. Voglio poi ribadire quanto citato nella delibera del Consiglio di Stato, che è una sentenza dell'agosto del 2013. Evidentemente la Commissione non l'ha vista questa sentenza, altrimenti avrebbe risposto in un altro modo. Sentenza che condanna la RAI e l'AGCOM, che è proprio l'autorità nazionale per le garanzie che deve vigilare, quindi è stata condannata per gravi violazioni degli obblighi di servizio pubblico, perché la RAI ha impedito la visione integrale dei propri programmi agli utenti muniti di decoder Sky, riservandola solo alla piattaforma TVSAT. Inoltre viene violato l'articolo 47,4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, che vieta di utilizzare i ricavi del canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico. La risposta della Commissione su questo punto è ridicola. La Commissione, infatti, cita decisioni della Commissione stessa risalenti al 2003 e al 2005, quando non era ancora stato fatto il passaggio dall'analogico al digitale, che avviene nel 2009 in Italia. La Commissione, invece, non cita la sentenza del Consiglio di Stato, molto recente, agosto 2013. Che dice sostanzialmente questo, e prego il rappresentante della Commissione di ascoltare. Creando la piattaforma TVSAT, la RAI ha dato vita a un elemento di alterazione della parità di condizioni nel mercato concorrenziale televisivo, a favore di alcuni operatori privati attraverso l'impiego di risorse pubbliche. Si tratta quindi di un aiuto di Stato illegittimo, che viola gli articoli 107, 108, e 8 del Trattato del funzionamento dell'Unione Europea. Quindi la Commissione deve intervenire, per forza deve intervenire. Forse la Commissione non conosce questa sentenza? È un fatto molto grave.
Darò al funzionario copia della stessa e credo proprio che dopo la lettura di tale sentenza la Commissione dovrà intervenire per aprire una procedura d'azione contro la RAI e contro l'Italia, perché la sentenza condanna anche la GCOM, che è l'agenzia che dovrebbe vigilare sul servizio televisivo pubblico. Chiedo quindi alla Commissione di riconsiderare, rifare il proprio parere e di aprire un'indagine sul corretto uso del finanziamento pubblico da parte della RAI. La Commissione, alla luce di queste nuove informazioni, deve quindi stabilire se la RAI è ancora servizio pubblico e se per questo la RAI è legittimata a ricevere il canone. Dovrà quindi la Commissione aprire una procedura di infrazione in relazione alla violazione delle regole della libera concorrenza nel mercato interno. Inoltre chiedo alla Commissione di esprimersi anche sul punto 20 della petizione. In Italia, infatti, un cittadino può rinunciare al pagamento del canone TV in base a una legge del 1938, quindi sotto regime fascista, presentando la disdetta del canone. Così facendo, però, il cittadino subisce il suggellamento della televisione, procedura che consiste nel rendere inutilizzabili i televisori attraverso la chiusura in appositi involucri sigillati. Al cittadino è così negata la possibilità di ricevere informazioni come stabilito dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Non può infatti, essendo privo della TV, che viene resa inutilizzabile, seguire nessuna trasmissione di informazione, né italiana né di nessun altro Stato. Perché la Commissione non ha detto nulla su questo punto? Cambio e voglio sottolineare altri problemi. La RAI non garantisce la libertà, il pluralismo e la libertà di informazione. La RAI è lottizzata, le nomine vengono fatte dai politici. Insomma, non è garantita un'informazione libera e indipendente. Sono decine i casi che potrei citarvi, ma restiamo su quello che è accaduto in questi giorni. Roma, 11 ottobre. Dichiarazione del direttore RAI Gubitosi. In questi anni l'immagine del servizio pubblico, in Italia ma non solo, si è appannata anche per un eccesso di prossimità con la politica. Dobbiamo recuperare imparzialità. Insomma, è lui stesso ad ammettere che la RAI è succube dei politici e della politica. Roma, 30 settembre. Il presidente della Commissione di Vigilanza RAI è una commissione parlamentare che ha lo scopo di sorvegliare l'attività del servizio televisivo pubblico. Onorevole, dovrebbe avviarsi alla chiusura però. Sì, abbiamo solo numerosi interventi. Ha fisicamente occupato la sede della RAI per protestare contro il buco di bilancio. Libero, 8 ottobre, un quotidiano nazionale. La RAI usa il canone per regalare gioielli. Magari saranno i colleghi a approfondire questo tema. E poi altri casi, come la denuncia del Codacons, che è l'associazione italiana che tutela i diritti dei cittadini, a proposito degli stipendi milionari, 2 milioni viene pagato un presentatore italiano, anche se sono solo indiscrezioni perché è segretato il suo stipendio, ma su questo torneranno sicuramente i colleghi. Io torno su alcune richieste. La Commissione UE deve esaminare seriamente il dossier RAI e formulare un parere che tenga conto delle osservazioni che abbiamo sollevato qui. Credo che le denunce contenute nella petizione e tutte le informazioni prodotte oggi in aula, e credetemi, sono solo una minima parte, meritano di essere approfondite con attenzione della Commissione Petizione. I problemi sollevati dagli utenti, dai disabili, dalla cittadinanza attiva, dai Corecon, dai sindaci, ma anche gli scandali che stanno colpendo la TV di Stato, non possono passare sotto silenzio. Il Parlamento e la Commissione devono intervenire. In conclusione chiedo anche alla Commissione Petizioni, alla Presidente Mazzoni, di programmare un incontro col Comitato di Vigilanza RAI. E chiedo, e ripeto, alla Commissione UE di fare un esame serio, approfondito delle tante questioni sollevate oggi. Il parere fornito, e quello che ha ripetuto oggi il funzionario, è un parere lacunoso, parziale, incompleto, ridicolo. Grazie. Allora, se la Commissione non ha proprio visto la sentenza, la RAI l'ha vista male o ha voluto leggerla male la sentenza, anche perché ricordo che Sky aveva offerto 350 milioni di euro alla RAI
per poter trasmettere appunto i programmi RAI, quindi questo dovrebbe saperlo, visto che dovrebbe conoscere bene l'argomento. Quindi consiglio anche ai funzionari RAI di leggersi bene la sentenza. Condivido la decisione della Presidenza di approfondire, di chiedere alla Commissione di approfondire e di fare un esame serio della cosa che non è stata fatta. E chiedo alla Presidente Mazzoni se è possibile, visto la situazione che è in forte movimento in Italia, c'è un dibattito molto forte, se è possibile incontrare il Comitato di Vigilanza RAI anche per capire il motivo per cui il Presidente ha occupato la RAI in questo momento, se è proprio il comitato che deve vigilare arriva al punto di occupare la sede RAI, vuol dire che qualcosa non funziona. E come parlamentari europei che dobbiamo occuparci del diritto di informazione di tutti i cittadini, credo che un confronto con loro possa essere utile anche per una corretta informazione che riguarda un po' tutti gli Stati. Grazie Presidente. Io ringrazio tutti quanti voi, provo a far sintesi del dibattito e delle istanze che sono arrivate a questa Presidenza. Noi come Commissione Petizioni abbiamo il dovere di ascoltare i cittadini europei e di dare risposta alle loro istanze. Rispetto a quella che abbiamo appena finito di esaminare, noi abbiamo il dovere di andare a fondo per capire se realmente ci sono quei principi di violazione che sono stati denunciati nella petizione e che sono stati poi arricchiti anche con gli interventi di oggi in Commissione. Quindi è evidente che io ho il dovere di chiedere ai colleghi se condividono la istanza alla Commissione europea di un ulteriore approfondimento sulle questioni che sono state sollevate in merito alla violazione del diritto europeo, la presunta violazione del diritto europeo, affinché si chiarisca in maniera definitiva se c'è un'invasione di competenza rispetto a quello che è il perimetro nazionale o meno, o se invece c'è veramente la necessità che la Commissione europea intervenga a tutela dei propri cittadini. C'è una richiesta di audizione della Commissione di Vigilanza o dei rappresentanti, almeno del Presidente della Commissione di Vigilanza, che è stata chiamata in causa non solo dal dibattito ma anche dalla stessa Commissione, che ha rivolto alla Commissione di Vigilanza italiana le preoccupazioni che sono state esposte. Quindi forse ci potrebbe essere utile audire la Commissione di Vigilanza per capire esattamente qual è il confine tra le competenze di vigilanza, diciamo, dell'Unione Europea rispetto ai principi europei e quello invece della Commissione di Vigilanza nazionale. La richiesta unanime, credo, da parte dei colleghi è invece di non chiudere la petizione per poter dare una risposta, perché i componenti di questa Commissione ritengono che si debba dare una risposta che non è stata data nei documenti della Commissione europea e nel contributo che oggi ha dato la rappresentante della RAI. Quindi io ho il dovere di mantenere aperta questa petizione e di andare avanti con le indicazioni che ho dato. Non so se ho raccolto bene il dibattito, chiedo ai colleghi se condividono questa proposta. Non ci sono obiezioni, quindi è accolta la proposta di prosieguo della petizione così come da me formulata.